sappiamo che c'è in atto anche una candidatura proprio come patrimonio dell'UNESCO di tutta la Val d'Alpone. Certamente Bolca ha una peculiarità eccezionale su tutto questo, per cui sono stati fatti sempre buoni interventi, è stato valorizzato il museo e anche quest'anno nella gestione siamo fortemente impegnati, ecco, per garantire una continuità. Anche all'interno ci sono due acquari di grandi dimensioni che hanno un costo per mantenimento non indifferente, per cui il parco ha avuto sempre una grande attenzione e continuerà a averla. Siamo a Bolca nel Veronese, in questa valle verdeggiante. Sì, qui c'è nascosto un tesoro grandissimo. Con me Massimo Cerato, di una famiglia storica in questo posto, perché oggi parleremo dei fossili e del giacimento più importante al mondo dei pesci fossili, perché siamo alla Pesciara di Bolca. Che cos'è? La Pesciara è una laguna petrificata. All'interno della pesciara ci sono questi animali fossilizzati, diciamo principalmente pesci, alghe, vegetali in generale, che hanno 50 milioni di anni. Quindi stiamo parlando di quale periodo geologico? Siamo nell'era terziaria e nel periodo dell'Eocene. Allora, qui c'era un enorme oceano, un mare? Diciamo che questi fondali, oggi petrificati, 50 milioni di anni fa erano i tropici. È in quel posto che i pesci sono morti, sono depositati sul fondale, sono stati coperti dalle sabbie carbonatiche e poi in 50 milioni di anni i movimenti tettonici, la deriva dei continenti, le spinte hanno portato questi fondali a latitudini più fredde e poi con le spinte in quota. Quindi troviamo pesci tropicali a latitudini fredde, tra virgolette, e a 500 metri di altitudine. Allora, la cosa misteriosa che mi incuriosisce molto è che sotto questo monte, questo ammasso di rocce, si apre, tra un po' ci andremo, questa galleria in cui da tutto il mondo sono venuti a scavare, perché c'è un vero tesoro. Che cosa avete trovato? Allora, i primi ritrovamenti risalgono addirittura alla fine del 1400. La fortuna di questo posto è che un livello fossilifero era in superficie, era al sole, era allo scoperto. E il giacimento è all'ombra da ottobre a marzo. Quindi probabilmente, soprattutto una volta, il ghiaccio avrà aperto le lastre in superficie e hanno visto queste forme strane già 600 anni fa. Di lì è iniziato lo scavo. I pesci erano talmente belli che li cavavano, anche se ancora non sapevano precisamente che cos'erano, insomma. E pensate che il livello in superficie, grande come un campo da calcio, agli inizi del Settecento era già tolto tutto. Quindi sono usciti migliaia di pesci fossili ancora prima del 1700. E chissà dove sono andati a finire, sicuramente in qualche museo da qualche collezionista. Sì, i collezionisti c'erano già nel 500, ad esempio a Verona nel 1500 c'era il Museo Calceolari, che era un farmacista naturalista che aveva un suo museo privato all'interno del quale c'erano esposti i pesci di Bolca. E dobbiamo dire che la maggior parte dei pesci e dei fossili di Bolca sono adesso al Museo di Storia Naturale di Verona. Sì, diciamo che il Museo di Storia Naturale di Verona sorge nell'anno 1900, proprio 1900, e quindi dal 1900 ad oggi il deposito, diciamo, dello Stato è principalmente il Museo di Storia Naturale di Verona. Quindi sono esposti, ma ce ne sono molti anche nel magazzino e sono a disposizione per gli studiosi di tutto il mondo, perché il Museo di Verona coordina gli studi in tutte le parti del mondo, perché ci sono, pensate che un giacimento grande come la Pesciara, quindi piccolissimo perché è grande come un campo da calcio, in 600 anni di scavo sono usciti più di 100.000 pesci e Tantissimo, e anche vegetali. anche vegetali, e sono uscite più di 250 specie di pesci. Quindi negli ultimi decenni
il Museo di Verona coordina lo studio e a seconda della specie che c'è da studiare ci sono gli studiosi nel mondo, diciamo. Quindi, certo, è come un'enciclopedia, un libro aperto tutto da leggere. È proprio così. Il livello fossilifero è suddiviso in strati e ogni strato ha la media di 200 lamine o 200 pagine. Quindi quando poi entreremo in galleria vedremo 13 libri di pietra, ogni libro di pietra ha la media di 200 pagine e in una qualsiasi pagina di questo libro, uno dei 13, insomma, ci può essere depositato un fossile, un pesce. Allora andiamo a vedere questa galleria. Andiamo. L'occhio esperto come fa a capire che qui ci può essere un fossile? Bisogna comunque scavare e seguire il livello fossilifero. Il livello fossilifero si riconosce perché è suddiviso in strati e a sua volta ogni strato è suddiviso in lamine. Quindi quando io vedo una pietra in sezione che è piena di righe, di pagine, una righetta vicino all'altra, uno ogni millimetro, lì ci sono le condizioni favorevoli alla conservazione del pesce. Quindi non è detto che lo trovo subito, ma se c'è, si è conservato e quindi con l'avanzamento nel livello fossilifero, prima o dopo vado incontro ai fossili. Qui quante pagine vediamo? Qui il livello, questo in particolare, è suddiviso da 13 libri di pietra o 13 strati. Ogni libro di pietra ha la media di 200 lamine, 200 pagine. E il pesce, il fossile, può essere in una qualsiasi di queste pagine. Per estrarre il livello fossilifero si fa in questa maniera. La fortuna della pesciara è che fra uno strato e l'altro, fra un libro e l'altro, ci sono dei livelletti di un centimetro teneri, marnosi. Quando si apre uno di questi libri e si trova un fossile, in realtà cosa si trova? Praticamente il pesce fossile, tra virgolette, è diventato di roccia, perché il pesce si è depositato sul fondale, è stato coperto, ci sono le condizioni perfette, la conservazione, quindi rimane lì per sempre. E in questi milioni di anni sono i minerali che entrano e vanno a sostituire il pesce. Quindi il pesce in milioni di anni diventa di roccia, ma il bello della pesciara è che si colora in base ai minerali che entrano. E il blocco della pesciara è all'interno delle rocce vulcaniche, è un blocco isolato, tra virgolette. E quindi sono entrati molti minerali, molti colori, perché le rocce vulcaniche principalmente hanno la tendenza di essere molto scure, no? E quindi il pesce è in evidenza, è mineralizzato, è colorato. E noi apriamo e ci troviamo due lastre con un'immagine speculare. Sì, diciamo che il 90% delle volte quando andiamo ad aprire la lastra il pesce apre a metà e quindi c'è un'impronta e una controimpronta. E quindi in pesciara non si può neanche dire che c'è un positivo o un negativo, perché il fossile apre a metà. Può capitare che può rimanere un po' in positivo la testa da una parte, diciamo, e più in positivo magari la parte della coda nell'altra faccia. E quindi si divide, diciamo. Uno dei ritrovamenti più importanti in pesciara è stato fatto nel 1980, il ritrovamento dello squalo che è esposto al Museo di Bolca. Nel 1980 mio papà aveva ancora tre operai e dentro questo livello fossilifero era già difficile lavorare perché avevano già lavorato per più di 100 anni in questo livello e quindi ci poteva essere anche del pericolo. Nell'80 d'inverno, perché in pesciara si lavora solo d'inverno. Perché? Perché sottoterra ci sono 12 gradi costanti, quindi d'inverno qua dentro ci sono i 12 gradi, all'esterno la pesciara è all'ombra, soprattutto 30-40 anni fa d'inverno è sempre sotto zero, quindi con più freddo è fuori, più asciutto è sottoterra. Quindi entrare qua dentro a gennaio, generalmente lavorando si fa la polvere, si sta bene,
Ad agosto invece è l'incontrario, sottoterra ci sono sempre i 12 gradi, all'esterno 30 gradi, il terreno trasuda, condensa e gocciola. Siccome è un lavoro faticosissimo, cioè battere quelle mazze pesanti, cunei eccetera, si suda e quindi ci si ammala subito se c'è umidità. Certo. Quindi il lavoro in galleria è sempre stato fatto solo d'inverno. E questo squalo? Allora, lo squalo era l'inverno, mio papà non sapeva più dove lavorare, perché non sapeva dove lavorare, insomma, al postale non poteva andare perché c'era la neve, e nell'80 casualmente ha deciso di tirare via un pezzettino di pilastro naturale proprio qua dietro, perché ha visto che non c'era tanto pericolo. E pensate che in un pilastro largo 1,5 metri c'era uno squalo di 1,10 metri appena dentro 30 centimetri. Ecco, quella è stata un'emozione enorme, perché i fossili in galleria vengono trovati in sezione, cioè non è che tiro fuori i pesci interi. In galleria, in Pesciara, non si riesce mai a sfilare strati o libri di pietra più lunghi di 30 cm, perché ci sono delle fratture naturali causate dai movimenti tettonici, dall'attività vulcanica, e quindi i pesci sono rotti. I pesci esposti al museo sembrano interi, però ad esempio l'ultimo pesce angelo era rotto in 200 pezzi. Allora, dicevamo, la famiglia Cerato gestisce questo luogo importante della Pesciara e qui scava da quanto tempo? Sì, la mia famiglia è in Pesciara dalla metà del Settecento. Io sono la settima generazione che scava in Pesciara. E quindi una passione grandissima. Sì, è una grande passione. Diciamo che negli ultimi 20 anni, 30 anni lo scavo non si è fatto molto, insomma, si è scavato abbastanza ogni anno fino al 1990. Poi lo scavo, insomma, è ripreso, è stato fermato per un po' di tempo, perché poi dipende comunque dal Ministero dei Beni Culturali, da qualche piccolo finanziamento che c'è da parte degli enti, come ad esempio il Comune di Verona, eccetera. Quindi nel 2019 abbiamo ripreso, abbiamo preparato l'ingresso alle gallerie nuove, le stradine, e abbiamo messo a posto proprio per iniziare lo scavo. Quando si trova un fossile, in realtà non è così immediata la cosa, perché c'è tutta una procedura per aprire poi la pietra. Diciamo che quando si va a trovare il fossile in uno dei 13 strati di questo livello fossilifero, bisogna descrivere intanto in quale strato è stato trovato, in quale lamina, il fossile esce a pezzi, bisogna recuperarlo, e pensate se è un pesce lungo, ad esempio, come un pesce spada che generalmente supera i 50-60 centimetri, non è che si riesce a toglierlo in un giorno, quindi ci sono 2, 3, 4, 5 giorni di lavoro. Una volta tolto il fossile non viene aperto subito, questi blocchi devono essere asciugati generalmente in un forno, vengono portati in laboratorio e solo quando sono asciutti e con una temperatura costante e hanno riposato per un po' di tempo inizia l'apertura con i martelli e gli scalpelli. Ma lei ci parla di squali, di pesce spada, quanto è cambiato rispetto a 50 milioni d'anni fa? Sì, dobbiamo dire che i fossili della Pesciara sono tutti estinti come specie, come genere e famiglia sono appunto gli antenati di quelli che oggi vivono in tutti i mari del mondo, diciamo, però come specie si sono evoluti, sono cambiati. Senta, dicevamo che gli scavi sono partiti già nel 1400, quindi ci sono stati insigni studiosi che hanno posto l'attenzione su questo sito. Sì, dobbiamo arrivare comunque nel 700 perché iniziano un po' gli studi del giacimento, e nel 1700 la proprietà della Pesciara era di Scipione Maffei, e adiacente, perché la Pesciara entra anche in un altro mappale, i proprietari erano i Conti Gazzola. E quindi questi signori di Verona collezionavano, vendevano i fossili nel 1700. Era una moda a Verona, le famiglie nobili ricche di Verona avevano quasi tutta una bella collezione di pesci di Bulca, perché se la scambiavano.
se la godevano e la rivendevano poi alla fine. Ma il più grande collezionista a Verona è stato il conte Gazzola, che alla fine del Settecento aveva messo insieme quasi 1000 pesci della Pesciara selezionati. E anche poi, adesso ci piace avere un fossile in casa, perché ci racconta tanto di un'epoca che non c'è più. Sì, ma nel 1800 si poteva fare, c'era il collezionismo, poi dal 1939 la legge è regolamentata, diciamo che i fossili diventano proprietà dello Stato e quindi non ci sono più collezionisti privati. C'è stato per un po' di tempo, perché la mia famiglia era concessionaria e quindi aveva diritto di una parte dei fossili trovati che potevano essere venduti per rifinanziare gli scavi. Ma negli ultimi decenni, diciamo, si scava meno anche per questo, perché non c'è più l'autofinanziamento, e si scava quando qualche ente, diciamo generalmente il Museo di Storia Naturale di Verona, il Comune di Verona, ha qualche fondo da impegnare per la ricerca, diciamo. Cerato, oltre alla Pesciara, quali sono gli altri siti di scavo per i fossili? A Bolca ci sono altri giacimenti, ad esempio abbiamo il Monte Postale, che è qui a 200 metri dalla Pesciara, dove escono pesci e vegetali. I fossili del Monte Postale sono fossili di pesci un po' più grandi come dimensioni della Pesciara, perché è un ambiente un po' diverso dalla Pesciara. Poi addirittura le palme. Poi abbiamo le palme, i coccodrilli, e il giacimento è il Monte Purga di Bolca, ed è questo cammino cono vulcanico dove giace il paese di Bolca. Sotto questo monte i miei avi già nel 1600 cavavano il carbone, la lignite, e proprio cavando la lignite sono andati incontro ai coccodrilli e alle palme fossili. Che adesso si trovano? Adesso sì. Al Museo di Storia Naturale. Esatto, li abbiamo al Museo di Storia Naturale di Verona, quelli trovati nei primi del Novecento, e molte palme sono anche esposte al Museo Geologico di Padova, quello dell'Università, appunto perché nel 1800 gran parte dei fossili andavano a Padova. I giacimenti fossiliferi di Bolca sono di proprietà della vostra famiglia, della famiglia Cerato. Massimo, e lei ha voluto anche costruire questa nuova area, che cos'è? Sì, qui siamo proprio adiacenti all'ingresso delle gallerie della Pesciara e facciamo dei laboratori didattici con le scolaresche, con i ragazzi e anche con le famiglie, sabati e le domeniche. Praticamente mi piace insegnare ai ragazzi come si può preparare un fossile, insomma, e quindi ci sono queste attrezzature con le lenti di ingrandimento, il microscopio, gli aspiratori, dove i ragazzi puliscono dei piccoli fossili, insomma. Cosa sta facendo in questo momento Paolo? In questo momento Paolo sta pulendo una piccola ammonite, che è un fossile, in questo caso del Giurassico, quindi a 150 milioni di anni, e logicamente per i bambini noi le abbiamo preparate all'interno di queste matrici tenere, dove loro con delle attrezzature riescono a pulirle e sotto la lente a metterle in evidenza. Praticamente fare come una piccola esperienza di un paleontologo, ecco, in questo posto. Quanto le scuole apprezzano queste attività?
Sì, adesso le scuole devono fare anche queste attività didattiche, oltre a vedere il museo, le visite guidate, per loro è molto importante la pratica e quindi in quest'area qua ai bambini li facciamo aprire piccoli resti di lavorazione, di resti della pesciara dove trovano qualche piccola alga, qualche fogliolina. Poi abbiamo allestito delle sabbiere dove con i setacci possono setacciare i denti di squalo, dei gasteropodi o delle pietre dure come ad esempio le ametiste, i quarzi, la pirite, e quindi entrano nel mondo del ricercatore, insomma. È logico che i fossilini nelle sabbiere sono fossilini che provengono dall'estero e li prepariamo noi e prepariamo noi tutta l'area didattica per i ragazzi. Ed ecco allora la meraviglia di questo squalo di cui abbiamo parlato. Adesso siamo entrati dentro il Museo dei Fossili di Bolca, di proprietà del Parco della Lessinia. Cosa troviamo qui? E qui intanto siamo davanti a quello squalo bello che è stato trovato nel 1980. Si può notare la differenza dei fossili esposti se provengono dal Monte Postale o dalla Pesciara, dal colore della pietra e dallo stesso colore del fossile. Praticamente notiamo che i pesci della Pesciara sono molto più colorati perché lì sono entrati i minerali delle rocce vulcaniche e quindi hanno mineralizzato e colorato di più il calcare. Si può notare la bellezza del pesce perché si vedono le pinne che nella loro rifinitura sono di colore scuro, tendono al nero, e si vedono tutti piccoli particolari. Possiamo vedere anche un piccolo pesciolino sotto la pinna pettorale, che è una sardina, che è vicina appunto al pesce. Questo è un reperto eccezionale, anche questo lo è. Sì, questa qua è una razza, impronta contro impronta, praticamente è una razza della Pesciara. E si può notare dal colore, infatti, ad esempio invece quella un po' più in là è una torpedine del Monte Postale, che la pietra è un po' più biancastra. Siamo nella vetrina dei selacei, quindi sono quegli animali che non hanno scheletro e quindi ci vogliono proprio condizioni particolari per la conservazione, e quindi lo vediamo che in Pesciara è accaduto proprio per la bellezza dello squalo e anche delle razze. Cos'altro troviamo in questo museo? Ci sono addirittura due acquari, perché? Ci sono due acquari, uno è tropicale e l'altro del Mediterraneo, perché dobbiamo pensare che i pesci della Pesciara, quando erano vivi, erano ai tropici, però 50 milioni di anni fa non c'era il Mar Mediterraneo e quindi il Mar Mediterraneo si è creato dopo, e quindi i pesci della Pesciara del Monte Postale sono gli antenati di tutti i pesci che oggi vivono i mari del mondo, e quindi abbiamo anche esposto i pesci del Mediterraneo. Thank you.
Allora io ringrazio Massimo Cerato per averci fatto addentrare in questo grande mistero e meraviglia che è l'epoca, veramente un'era geologica particolare, quella in cui vivevano questi animali. Noi vi lasciamo adesso alle immagini del museo, ma ovviamente invitiamo le persone a venire qui a vedere proprio dal vivo queste bellezze così. Sì, sì, il museo è aperto tutti i giorni, dal martedì alla domenica, e chiuso solo lunedì, mattino e pomeriggio. Grazie, e grazie per essere stati con noi.